La storia della resistenza romana è indissolubilmente legata alle iniziative dei gruppi di azione patriottica del PC, i GAP. La più nota è quella di Via Rasella. Rosario Bentivegna, nome da battaglia Paolo, travestito da spazzino il 23 marzo del 1944, accese la miccia di 18 kg di tritolo che esplosero nel cuore di Roma. Obiettivo: colpire l'undicesima compagnia del terzo battaglione del reggimento di polizia SS Bozen, formato da reclute sudtirolesi. Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. Tornò a passare per quella strada nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo, tornò a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella. Praticamente noi mettemmo una mina con 16 kg, con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino con una miccia a 50 secondi e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito e accesi la miccia alle 15.52 del 23. Accadde che subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con bombe di mortaio modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brizia, che a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi in modo abbastanza semplice, o appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti e gli altri erano caduti proprio. Anche tra l'altro lei ricordava giustamente che tra l'altro il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate tedesche col mazzarello,
come lo dicevamo noi a Roma, erano, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della, della mina. E molti furono uccisi proprio da questo meccanismo. Quando si sganciarono, di sotto dalla reazione immediata che i sopravvissuti ebbero, e sparando contro la loro retroguardia, e si allontanarono e non fu catturato nessuno di noi quel giorno.